In nome dello Spirito, che si annuncia alle anime nella nostra sede di consacrazione, noi ci rivolgiamo in questo momento a uomini che finora non hanno potuto ascoltare la parola che qui risuona misteriosa. In principio, le potenze che dirigono i vivi ideali della nostra umanità terrestre non potevano rivelarsi in piena luce a tutti gli uomini, perché come nel corpo del fanciullo debbono maturare e rinvigorirsi a grado le forze che sono destinate a diventare portatrici di conoscenza, così lungo il periplo terreno dovete svolgersi in stadi successivi l'umanità nel suo insieme. Prima vivevano nell'ottusità gli impulsi dell'anima che più tardi sarebbero divenuti degni di contemplare la luce spirituale sui più eccelsi culmini. Ma alle origini della terra, dai regni superiori d'esistenza, vennero inviate giù, quali sagge guide degli uomini, potenze dello spirito. Nei santuari mistici coltivavano i tesori dello spirito che fluivano nell'umanità ignara delle sue alte guide. Attraversato da rondini, un'acqua tersa, occhio delle profondità marine. Ciao, sono Gioia. Vengo da una famiglia stravagante, un clan di sognatori e idealisti. Fin da bambina mi hanno parlato di mondi paralleli, vite precedenti, verità nascoste.
una continua ricerca tra una preghiera induista e un rosario cattolico. Poi, un giorno mio fratello Marcello, il filosofo di casa, muore per overdose. Cala su di noi un velo di tristezza. Ecco, la sera mi perdo nella notte di Roma, cercando risposte nei vicoli, nella luce soffusa dei lampioni. L'unico che sembra capirmi è Noè. Un gatto randagio dallo sguardo profondo. A scuola sto con Bruno, lui mi ama, ma io non riesco ad aprirmi, chiusa nel mio mondo interiore. Una sera salgo su un autobus notturno. L'autista ha lo sguardo magnetico di mio fratello Marcello. Mi parla come un fratello, con una saggezza antica. Ad un tratto, come per magia, sono catapultata nell'antica storia della Bhagavad Gita. Il principe Arjuna è in bilico sul campo di battaglia, esattamente come me. Combattuto tra adesione e rifiuto. Poi Krishna gli svela il segreto. Abbandonarsi al divino che è dentro ognuno di noi.
Saluto a voi, signora. Noi siamo della stracca. È qui che si sbaracca. Noi siamo della stracca, la società trasporti. Trasporti coi camions. Signor, ci scusi l'ora. Noi si lavora e poi... Stavolta niente fiacca. Stavolta c'è di mezzo un mons. Sto monsignore, che è un gran signore, lui non aspetta. Pare che ha fretta. Monsignore subentra. E è già un pezzo che aspetta. Ma non vedate pena. Voglio finì per cena. A tutto si rimedia. Afra, Zaira, Afra alla porta, Afra, che è? Problema. Noi siamo della stracca, la società trasporti. Trasporti coi camions. Per via di una fede incerta, Zaira viveva malaccorta. Cioè, la porta è aperta. Bussate e sarà aperto, se va a Vangelo spinto. Sai come sarà contento il mons. Hai visto il gatto? Micio, micetto! Ma no, è in salotto. La vita è una commedia. Acchiappa un'altra sedia. Una valle di tormento. Mo basta col filosofà. Come se non bastasse il faticà. Signor Schipa, perché ha scelto me come protagonista della sua opera? Cara gioia, ho visto in te una profondità d'animo e una sensibilità rara. La tua storia rispecchia quella di tanti giovani che cercano il proprio posto nel mondo. Ma io sono così piena di dubbi e insicurezze. È proprio questo che rende il tuo personaggio così vero ed emotivamente coinvolgente. I tuoi dubbi sono universali. Temevo che la gente non potesse capire il mio dolore. Al contrario,
È nella tua fragilità che ognuno può ritrovarsi. La tua ricerca di senso parla a tutti. Questo viaggio dentro me stessa mi spaventa. Ma è normale avere paura dell'ignoto, ma è un viaggio necessario alla tua crescita. Andrai lontano, ne sono certo. Spero che la gente possa trarre ispirazione dalla mia storia. Lo faranno di certo. Il tuo percorso verso la consapevolezza fa luce agli altri. Sei fonte di speranza. Signor Schipa, la ringrazio di aver dato voce ai miei tormenti. Mi sento meno sola. Grazie a te, Gioia, per aver condiviso con generosità la tua anima con noi. È un dono prezioso. Continuerò il mio viaggio con coraggio, grazie al suo supporto. Posso solo accompagnarti con la mia arte. Vai verso la luce, cara Gioia. Io credo in te. Io do de matto, giuro, c'è vivo col terrore, io vivo con quest'ansia, io non ce dormo, pensa, io non ce dormo. No, mammi, è un brutto sogno, sogni. E mo che faccio? Che posso fare? È finito il sognaccio. Come faccio a scordare? Adesso, avanti.
dimmi che c'è di più balordo, dimmi che c'è che devastarsi, che darsi per dissolti e dispersi, di più balordo, dimmi che c'è. Non ci pensa Zaira. Vili eroi di... d'un'eroina squallida. Ma già si sa, la guerra è figa a quell'età, poi specie se il nemico è un magone. Per devastarsi, per darsi dissolti e dispersi. Quando uno pensa di riposarsi, de non dovetta conto o risponde. Vili eroi, amanti eroi di... di un'eroina zoccola. Già si sa, è tanto, è troppo facile annacco una che sicuro ci sta, per poi trovare che invece di lasciarsi afferrà si tira sempre un po' più là, e più ti perdi e più si nasconde senza nessuno che vi veda. Tanto è una cosa vecchia e non va più de moda. Vili eroi, eroi soli, vili eroi della guerra più dura, senza il coraggio d'aver paura. Oh, che stanno a dì? Zitto, pensa ai fatti tuoi. Ma che vuol dì? Zitto, bada a te e lavora. Non ci pensa, Zaira. Marcello fu diverso. S'era perso. E poi arrivasti tu. Noi altri ci hai visti venir su, siamo tosti. E Gioia è uno dei nostri. In una dimensione parallela, lontana anni luce dalla Terra, è in corso una guerra intergalattica tra due fazioni di esseri extraterrestri. Il campo di battaglia è Kurukshetra, un pianeta cruciale per gli equilibri dell'universo. Gli eserciti stanno per scontrarsi, ma prima
intonano canti di morte. Lontano questo conflitto cosmico. Una voce mi informa che il pianeta Terra, in particolare la città di Roma, è monitorato dagli alieni. Qui vive la famiglia Lucenti, con la giovane Gioia che attraversa un momento difficile. Nella sua confusione, Gioia sembra sintonizzarsi inconsciamente con l'angoscia del guerriero extraterrestre Arjuna. Anch'egli, tormentato sul campo di Kurukshetra, tra i due mondi lontani, si creano misteriose connessioni. Forse Gioia e Arjuna condividono lo stesso vuoto, la stessa incapacità di comprendere il senso profondo dell'esistenza. Le loro crisi spirituali sembrano rispecchiarsi attraverso lo spazio-tempo. E la chiave per superarle potrebbe essere la medesima: abbandonarsi alla saggezza che trascende la mente individuale. Su ogni cima è pace, in ogni vetta spira appena un soffio, gli augelli tacciono nel bosco, attendi, in breve riposo avrai, tu pur.
eccelsi, che eravate perfetti prima che scorresse la sorgente del nostro principio. La vostra sapienza creatrice formò l'universo e dal mondo della vostra sapienza sorse la forza del nostro pensare, la vita del nostro sentire, il fine del nostro volere. Che la vostra forza, la vostra vita e il vostro fine penetrino negli organi dell'anima nostra, onde possano contemplare la vostra sapienza creatrice, onde possano vivere il sentire creatore, onde possano creare nel volere divino. Triste com'era gioia quella sera, si smarrì per la città, tornando a casa, tra la rada umanità pensosa sulle rotte dei trasporti della notte, su una strada che la sai, attenzione non ne dai, attenzione non si fa, e così nebbia che non sai deciderti a andarne su né giù, e dai al silenzio insonnolito dei lampioni un po' di flu. Sei tu che grande, grande fai quest'ombra matta di farfalla. Sei tu che le riporti a galla il più antico dei pensieri a lei che è nata ieri. Nata ieri. Rovagare notturno in cerca di risposte tra i vicoli e i lampioni di una Roma nascosta, animo tormentato, sognatori in famiglia, preghiere e filosofia, antichi detti e miti,
bello, il più saggio. Ora cerco me stessa. Parlo coi gatti randagi. Confido nella luna. Incontro un amore dolce. Volto amato, come Arjuna sulla pianura, combattuta tra adesione e rifiuto, finché una voce svela il divino dentro me. Apro la porta, pallida e stravolta, avessi visto la beltà della farfalla, parla come quella, fosse l'unica realtà. Poi di colpo che mi fa? Shhh, come a dire, non parlà. Vecchia casa ormai, ci hai fatto l'abitudine anche tu a quei silenzi inaspettati della nostra gioventù. Sei tu che grande, grande fai il batticuore nella notte. Sei tu che dai risposte esatte ai più antichi desideri, stanotte a lei, ma ieri, nata ieri, e chi l'ha preceduta? Solo ieri, famiglia posseduta dall'idea che ha steso gioia sul sofà. Mio caro Dio onnisapiente, tu ci hai formati e poi dissossati incautamente. Forse hai pensato meglio di niente. Così ci hai dato la controparte che ci ha traditi col Dio serpente. Tu le hai create, sti adolescenti. Da minorenni hanno gli occhi già spenti. Questo è quel mondo
l'opere, gli eventi, onde, onde. Io qui lo dico e lo nego al contempo, visto che è tardi e ormai visto che tanto non vorrai più restituirci la costola. Quando? Quando le risveglierai? Esatto, è tardi. Appuntamento a Dio. Che gli racconto a quelli lì? Già, a voi che importa? Tanto è il mio show. È il mio show. Mio caro Dio onnipresente, tu ce li hai dati 5 talenti, ma forse sbagli gli investimenti, i giovincelli pieni di scabbia, le ragazzette piene di rabbia, i maramaldi pieni di soldi e di noia. Di noia. Tutti furbetti a denti stretti, senza sorriso, senza ascensore. Non saliremo da te in paradiso, Signore. Quando ci risveglierai? Quando ci risveglierai? Signor Schipa, perché hai scelto me come protagonista della tua opera? Cara gioia, ho visto in te una profondità d'animo e una sensibilità rare. La tua storia rispecchia quella di tanti giovani che cercano il proprio posto nel mondo. Ma io sono così piena di dubbi e insicurezze. Temevo che la gente non potesse capire il mio dolore. Questo viaggio dentro me stessa mi spaventa. Miro vagare notturno in cerca di risposte tra i vicoli e i lampioni di una Roma nascosta.
Grazie. Questo lavoro di Tito che abbiamo cercato di risvegliare dalla scrittura fissata sulla carta, credo che avrà una lunga, gloriosa storia e speriamo che possa essere presto, prestissimo, messa in scena. Una cosa vorrei ricordare a me stesso e insieme a tutti noi. Queste cose vivono grazie a tutti noi, ciascuno e insieme. Non ci sono altre sorgenti di produzione che ciascuno di noi e tutti noi insieme. Non c'è altra strada, ricordiamocelo, diciamolo in giro. Siamo noi, io, ciascuno di voi e tutti gli altri su questa terra che direttamente hanno la forza, la capacità di far vivere e dare valore alle opere dell'ingegno umano, direttamente ogni singolo individuo. Vi offriamo una conclusione che spero vi dia gioia e speriamo di rincontrarci al Teatro La Scala o al San Carlo di Napoli o al Teatro dell'Opera o al Metropolitan di New York con gioia e Tito Skipa Junior.